Ok guys, eccoci ritornati in una nuova parte di Pokémon Smeraldo. Allora, ci eravamo lasciati qui. Neanche il tempo di dirlo. Già un Pokémon selvatico, un Tentacool. Wow, 32, figo. Non lo voglio questo Tentacool, voglio almeno avere un Tentacool. Via, baccata. No, Bolorage, sei un cattivone. Sei proprio cattivone. No, no, no. Adesso ti catturo io, amico mio. Anzi, con la Mega Ball, va. Andiamo, Mega Ball, catturami questo Tentacool. Bravissima, Mega Ball. Vai, Mega Ball. E abbiamo preso un Tentacool. È tanto cool. Pokémon Medusa. Alto 9 centimetri, 90 centimetri, boh, 45 kg, minchia. Il corpo di Tentacool è composto quasi interamente di acqua. Afferra ed avvelena la preda con i lunghi tentacoli che sono dotati di pungenti aculei sulle punte. Veramente non ne vedo, comunque vabbè, lasciamo perdere. No, nessun soprannome, no, no. Prima di proseguire dobbiamo attivare le palenti. Via, via. Vediamo se Linon ha trovato qualcosina. No, Linon, too bad for you now. Ok, la smetto di dire ste cagate. Devo smetterla. Se non sbaglio, da qui in poi non mi fa andare. Non mi fa usare la bicicletta. Quindi mi sembrerebbe useless usarla. Vai. Ah, però la corsa me la fa fare lo stesso. Wow, wow. Into the party. Ecco, lo sapevo che mi avevo dimenticato qualcosa. Yeah. Repellently sto finendo tutini. Tutti tutini tutoni. Allora, se non sbaglio dovrei avere i super repellenti. Quindi, e tanto vale finire prima questi. So che ci metto. Ma perché cavolo gli ho sono passato da lì? Perché? Allora, ora si disattiva nuovamente il repellente. E sono fottuto di nuovo. Ne ho sprecato uno, va. Vediamo cos'è questa. Una fune di fuga. Questa la userò dopo per evitare di dover ripercorrere tutto di nuovo il sotterraneo, perché mi scoccio. Comunque questa è Ciclanova. Cioè, un labirinto disabitato, sì, diciamo, non disabitato, non mi viene il termine adesso. Abbandonato, ecco, meglio, sta meglio, abbandonato. Doppio calcio, levamelo dalle scapole. Via, via, via. Voltor. Ok, let's go. Dai. Ti devi evolvere, amico mio. Ti devi evolvere perché così ti posso avere un Manectric. Così siamo già pronti per la sesta palestra. Vediamo cos'è questa. Oh, un altro Pokémon. Speriamo sia un Electrode stavolta. Dum, dum. No, un Voltorb. Why? Why every fucking time have I found a Voltorb? I found a Voltorb. Voltorb. Via, Voltorb, via, via, via. Questo sicuramente... No, ho un antiparalisi. Good luck. Good job, più che altro, un good luck. Good luck, buona fortuna, non ci sta proprio. Wow, wow, into the party. Ecco qui, altri Pokémon, via, altri... Un altro Voltorb, dai, sì. Eccolo lì, un altro Voltorb di cacca. Via, Blaziken. Blaziken. Finiscilo subitissimo. Vediamo cos'è questo. Ho una cura totale. Yeah. Fuck yeah. Finito l'effetto. Bla, repellente cattivo. Repellentino cattivino. Linon, hai trovato qualcosa? Neanche a pagarlo. Zero, Linon. Good job. Good job. Ecco qui l'interruttore, cos'è quello? Cosa sarà? Una pietra tuono mi potrà tornare utile in futuro. Andiamo a disattivare. Attiva l'interruttore. Clic! Il generatore sembra essersi arrestato. E ora? Se non sbaglio c'erano altre zone da poter esplorare. Se non sbaglio c'erano delle Master Ball tipo qui, boh, non mi ricordo. Sto vaneggiando forse. Allora, perché sono su Pokémon se volevo usare questi? Ok. Allora, controlliamo bene la zona, signori, perché può darsi che ci sia qualcosa da esplorare ancora. Quasi sicuramente. Cos'è questo? Ho un Ultra Ball. Vabbè, è sempre meglio di nulla, signori. Vediamo cosa c'è qui sotto. Una scala.
Non è quella, è quella dove sono arrivato. Vabbè, boh, non c'è niente più. È un mistero. Vabbè, lasciamo perdere. Tanto la Master Ball, la non la uso mai, ma mi sa che non si otteneva qui, però mi ricordo. Vabbè, lasciamo perdere. Vediamo che Pokémon selvatico è stavolta. Un altro Tentacool. Ah, sembra 32, però stavolta è una femminuccia. Vai Blazy, finiscilo. No, dai Blazy, però non puoi fare questo. Oh, bravissimo Blazy, good job. Good job, sei un mito Blazy. Sei il mio pro Pokémon pro. Sì signori, sono in casa, però quando ho detto pro mi è uscito un alito ghiacciato. Minchia. Allora, qua ci vuole per forza una scorta di super repellenti. Ho anche repellenti max se ci sono, Né uno né l'altro, signori. Né repellenti né super repellenti. Sei cattivo. Sei cattivo, non mi hai dato neanche i repellenti. Allora, andiamo a parlare con Walter. Walter, dove? Where are you? Veget, sapevo di aver chiesto alla persona giusta. Come ringraziamento eccoti una MT contenente fulmine. Prendila, te la sei meritata. Questa mi può tornare utile casomai Manectar con il paramosse molto potenti di tipo elettro. Non so che piacere sia per me vedere i giovani che far strada e diventare responsabili. Sì, sti cazzi. E sti cazzi non ci vedi. Vai, curiamo la squadra e poi ci andiamo, signori, verso la prossima città. Così andiamo a conquistare la sesta medaglia. Ho notato, signori, che rispetto alla guida che abbiamo iniziato prima, che poi purtroppo chi mi segue chi ha seguito anche la precedente guida sa che è arrivata la Lega. Non so perché sono rientrato, che dopo la Lega il salvataggio si era crashato. Non mi trovavo neanche il salvataggio, è andato proprio in tilt. Sa che all'incirca ci ho messo 30 parti ad arrivare alla palestra, la sesta palestra se non erro. Ah, ecco, ne ho 30, neanche a farlo apposta. Non trovo niente. Dai, non sto trovando una cippa minchia. Una buona cosa. Non lo pensi anche tu? Yeah! La pensi allo stesso modo? Prendi quest'amo buono. Sembra quella di colorato di maglia. No! Dove trovi dell'acqua? Metti alla prova la tua fortuna nella pesca. No. Questo dimmi che è un allenatore. Sono un pescatore e un allenatore, levo i Pokémon che catturo. Finalmente un allenatore, yeah! Dai, dai che ti faccio il culo, Tentacool. Col mio mitico Blazy. Vai Blazy. Dai, il Tentacool, 3 anni per andare via, 3 anni. Electra finalmente al 19. E vai, non apprende mai una mossa, per carità. Se apprende una mossa si fa male, si distrugge. Via, via. Finiamolo subitissimo che questo qua è super efficace. Chi se frega della carta vetro, signori. Tanto abbiamo un bel po' di vita. Un bel po', quasi il massimo. Solo per 7 PS. Pensavo che i miei allenamenti fossero perfetti. Yeah. Pensavi. Oh, c'è Rocco. Ciao, Veget. Sono io, Rocco. Ci siamo incontrati nella grotta vicino a Blurubia. Hai trovato specie diversi di Pokémon dall'ultima volta che ci siamo visti? Il mondo è vasto ed esistono tanti Pokémon diversi. Se vuoi allevare solo i tuoi Pokémon preferiti, va bene. Ma forse sarebbe più interessante per te allevarne di specie diverse. Qual è la tua opinione d'allenatore? Scusa, le mie domande sono fuori luogo. Comunque, spero di vederti ancora. Cioè, darmi qualcosa, un oggetto, una macchina tecnica? No, no. Sei proprio Tirchio. I Pokémon uccello che si alzano in volo nel cielo con eleganza, fantastici. Ogni Pokémon vero si alza nel cielo, cerca battaglie e l'attacco si scaglia. Yeah. Un Wingull, solo un Wingull, wow. Che Pokémon difficile da battere. Per Blazy. Via Blazy. Sapete poi qual è il bello, signori? Che se non sbaglio, le prime parti di Pokémon Smeraldo che ho fatto nella precedente guida anche, duravano anche di più. Tipo sui 25-30 minuti. Queste qua durano di meno. E sono arrivato in un punto più... Cioè sono arrivato molto più avanti rispetto a prima. L'ironia della sorte. Come direbbe Bart Simpson, l'ironia della consorte.
Dai, 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 siamo a 10 minuti di video, signori. Possiamo arrivare almeno all'istituto medio, dai. Hello! Ecco il mio Blazy, guardate, quasi al 39 Blazy, è un mito. È un mito. Ciao, Taylo. Goodbye. Goodbye. So long. Nice try. Non me la ricordo questa canzone, devo trovarla il nome. Se non sbaglio era proprio Goodbye il nome, sì. SR37 era lui, non mi ricordo. SR71, devo trovarla questa canzone, mi piace da troppo. I won't forget. La devo trovare sta canzone, la devo trovare assolutamente. Via, vediamo cos'è questa. Una Hyper Potion, yeah! Ecco il perk. Levati! Ah, non piove, non piove più. È un mistero. Oh, un super repellente. Cioè, quello che ho usato prima me l'hanno già ridato. Yeah. Qua nessun allenatore ha incontrato, che culo. E non sta neanche piovendo qui, boh. È un mistero della natura. Oh, un'allenatrice. Guardati. Il tuo equipaggiamento mi sembra scarso per piacere all'avventura. E senti, non iniziamo ad offendere perché qui cominciamo veramente male. Gloom. Wow, che Pokémon. Contro Blazy non avrà speranze. Guardatelo che figo, Blazy. Guardatelo che figo. Vediamo voi se non è un figo. Ciao, Blazy. Ciao, ciao, Gloom. E Blazy al 39, yeah. Electric al 20, yeah. Sta per imparare. Sì, vai Scintilla, vai grande. Grande. Ma grandi, ci si diverte a bestia. Dai, 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 dai. Puff. Via di lotta. E impara Scintilla, yeah. Fuck yeah. No, Roselia rimane sempre Blazy. Via. Ciao Roselia. Ok, let's go. It's a me, Mario. Non so cosa c'entrasse, però va bene lo stesso. Sì, registriamoci a vicenda. Va bene. Vabbè, qua il repellente non serve. Ci sono gli allenatori, però. Vabbè. Questo qui, se non sbaglio, aveva un Umbrellum, se non erro, se non vado errato. Vediamo, infatti avrà un Umbrellum. Vai Blazy! Finiscilo subito. I won't forget. Dai che ormai Electrek sa un altro paio di lotte e secondo me sarà pronto per sfidare la capo palestra. Beh, a me che ci sono tanti di quegli allenatori nella palestra, quindi ultra omega allenamento. Poi lo metteremo in prima fila, perché necessita la prima fila Blazy. Sì, Blazy, scusatemi, Electric. Poi qua lo potevo anche mettere in prima fila, dato che era una lotta doppia, però non me l'aspettavo una lotta doppia. Va bene lo stesso. Dun, 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 dun. Una testa, Goldin e Swallow. Yeah, Swallow. Blazy e Aaron. Che squadra. Siamo una squadra fortissimi. Riduttore. Ciao Swallow. Ciao ciao. E Swallow è già andato KO, signori. Cioè, incoronata su Aaron. Veramente molto efficace. Molto. E ringrazia che Aaron fallisce come un demente. E tu va, usa Ferrartigli. Tanto Blazy lo finirà. Infatti, neanche il secondo colpo gli ho dovuto dare. I won for. Yeah, livello 21. Yeah. Yeah, sono un mito, dai. Dai, se non sbaglio, il 25-26 si dovrebbe evolvere Electric. Se non erro. Ah, vediamo intanto se ho trovato qualche strumento. No. Linon, non trovare strumenti, no guarda, non ne trovare. Scendi. Bravo, che scesa, hai un'altra Hyper Potion. Hyper Potion. Una Hyper Potion, s'il vous plaît. Mon ami. No, quello li voglio sfidare, questi. Li voglio sfidare tutti. Signori, dobbiamo allenare allenare il team, signori. Dobbiamo allenarli per prepararci alle varie palestre.
Poi signori, come di solito ricordo, per la settima palestra dovrò fare un super omega iper allenamento. Quindi catterò, taglierò quelle scene, ovviamente, ci vediamo direttamente dopo. Cioè, parole e gli allenatori nella palestra. Però prima di sfidare i capi palestra, Tel e Pat, farò degli allenamenti a parte, diciamo backstage, chiamiamoli così, come volete chiamarmi, behind the scenes. E poi registreremo da lì, riprenderemo da lì. Per evitare, signori, di fare parti troppo lunghe solamente concentrate sugli allenamenti, perché almeno in questa maniera, io come ho già detto prima in un altro video, io posso attivo la velocità, attivo l'ipervelocità del programma, e così almeno posso metterci, tipo, invece di impiegarci 20 minuti ce ne metto 10, così durano di meno. Ovviamente il tempo qui scorre lo stesso, alla stessa maniera, quindi non... Vabbè, importante è che riesca ad allenare il mio team. Per la sesta palestra, sì, è difficile. Non dico che sia facile, ma la settima è una delle più complicate, veramente. Il Pokémon Psycho. Devo allenare soprattutto. Allora, devo portarmi almeno Gyarados. Devo portarlo almeno sul 50. Perché i Pokémon, appunto, sono sul 50. Slagma. Usa Fango Sberla, va. Levami dalle scapole questo Ninjask. Ehi, cosa volevi fare, Slagma? Bracciare su di lui e Fango Sberla su di lui. Ciao, Coffee. La precisione diminuisce ancora? Yeah. Povero Slagma. Però la sessata va a effetto. Peccata. Ha una mossa non indispensabile? No, vabbè. Vada per riduttore. Electric al 22. Yeah. Se non sbaglio, ho visto di sfuggita le statistiche ed era molto bassa la velocità. Dovrò usare un... dovrò trovare un... qual era? Lo zinco, se non sbaglio? No. Il carburante, ecco. Carburante dovrò trovare per aumentare la velocità. Perché è molto lento. Electric è molto, molto, molto lento. Se non sbaglio, questi allenatori neanche li avevo fatti nella precedente guida, se non mi ricordo male. Allora c'è il team idro. Ed eccoci arrivati al... all'istituto meteo. Riposiamoci un po'. Sì. Allora. Allora andiamo ad affrontare già tutti i membri del team idro. Che cosa facciamo? Andiamo, dai, va. Affrontiamo tutto il team idro, via! Oh, un carvana. E dove sta un carvana se non c'è l'acqua? Vai, Blazy, finiamolo subito. Ciao, carvana. Mi se ne frega, mi ha tolto solo 7 PS del cacchio. Il mio Blazy è troppo forte per te. Hai avuto la meglio. Sì. Evito di fare il doppiaggio, signori, perché così risparmiamo un po' di tempo, Perché dobbiamo risparmiare qui il tempo e dobbiamo andare velocemente a finire tutto il team idro. Almeno perché mi è stato detto nelle parti, diciamo, di evitare di fare parti superiori ai 20 minuti. Quindi penso di farne massimo 25, ma proprio massimo. In casi eccezionali, tipo qui, per esempio, penso di arrivare sui 22-23 minuti. Non vorrei sbagliarmi. Andremo a vedere quanto ne usciranno di minuti. Se anche che ne escono 21, che ne potete sapere voi che mi sbrigo subito dopo questi allenatori, non c'è nessuno sopra e finisco subito. Chi ne può sapere? È un mistero. È un mistero. Pulce, ci sarai tu e tua sorella. Hai capito? Understand? No, una lotta doppia, via. Andiamo a sfidare, così allena un po' anche Aaron,
che ne ha bisogno un po' Iron, perché se non sbaglio verso il 35 dovrebbe evolversi in Lyron. Quindi dovremo allenarlo velocemente. E Zubat, wow. Che Pokémon strapotenti. Questi sono Pokémon. Beh, Iron potrebbe fare più bella figura evoluto, però vabbè. Sono dettagli rilevanti, via. Distruggiamo quel Pociente. Ok. Qual è il prossimo? Maitiena? No, un Carvana. Carvagna. Se non sbaglio dovrebbe essere Carvagna. No, stordiraggio su Blasi no. Sei uno strombo. Sei un rombo. Distruggilo. Vabbè che non lo uccide sicuro. Per poco però, signore, hai visto? Via, non si sa mai, mi aumenta anche l'attacco. È così rincoglionito da colpirsi da solo. Meno male che Carvagna non attacca. Aio! Vai, distruggi quello Zubat. Non potevi aumentarti un po' l'attacco, Aaron? Sei cattivo. Sei cattivo. Chi è il prossimo? Pusciene. Via. Blasi, per favore, attacca. Blasi, per l'amor di Pietro. Eccolo là. Questo ci mancava. Giaron è lento. Quanto mi dai la velocità? Mi fai calare la velocità a picco? Siamo proprio al massimo. Siamo proprio messi bene. Se sto cacchio di Blasi attacca, vuoi attaccare Blasi per cortesia? Blasi, per favore, non fallire stavolta. Blasi, per favore, Bravo Blasi, le botte che prendevi. Come direbbe il Benini. Ben ciao Carvani. Aio. Povero Blasi, le sta prendendo di tutti i colori. Ah no, Aaron, però non fallire questi attacchi stupidi. Non è più confuso, too bad. Allora, vediamo, se non sbaglio è rimasto un altro allenatore e poi dovremo un altro membro del team idro e poi dovremo affrontare il capo. Andiamo a vedere adesso. Siamo una iperpozione? No, non me la sento di usare la iperpotion. C'ho la super potion. Oh, ho trovato uno strumento, Lion, finally. Finally. Vediamo che strumento è. Caramella rara, grande. Ma sei un mito. Quello lo userò dopo per gli allenamenti. Vabbè, lo voglio sfidare questo deficiente. È rimasto solo lui, signori. Tanto vale sfidare anche lui. Scusate. Scusate. Se non sbaglio mi danno anche cast form, però non lo deposito. No, mi scoccio a depositare i Pokémon. Tanto sapete che mi danno cast form. Vediamo se poi li depositiamo. Deposito l'ultimo Pokémon al volo che dovrebbe essere Electrak. Poi lo vado a prelevare. Avete capito? Zubat, wow. Wow. Enter the party, call me dandy, candy, crazy, my. I am so super, Oh, Blasi è quasi al 40, signori. Minchia, Blasi si è overpower proprio oggi, eh. È Electrak al 23, yeah. Ho un Carvagni è rimasto. Va bene. Ciao Carvagna. Dai. Veloce. Tipo adesso si evolve Electrak. Magari. Ma magari. E infatti era magari. Intendi mischiarti negli affari del team idro? Sei incosciente o solo incompetente? Mi sa che sei entrambe le cose. La tua innocenza mi indispone. Ora ti faccio vedere io. Minchia, è super incazzata questa. Minchia zia. Stai calma. Poppe. Come direbbe chi? Poppe. Ehi, papone. Contro il mio super omega full power Blasi non potete nulla. Via. Visto? Did you see? Have you seen that?
Oh, Mighty Ena, wow. Che paura. Che paura, oh, Mighty Ena. Sì, sì, bla 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 bla. Via, Blazy. Demoliscilo. Mi spiace per te. E vai, Blazy al 40. Ottimo. Ottimo, direi. Ah, la tua forza mi indispone. Minchia, proprio ti indispongo. Ne avevamo già abbastanza del Team Magma. Ma adesso ti ci metti pure tu. Perché vuoi mischiarti nei nostri affari? La situazione è allarmante. Un gruppetto del Team Magma è passato davanti all'istituto meteo. Sembrava diretto al Monte Pira. Cosa? Non c'è tempo da perdere. Richiamoci al Monte Pira in fretta. Team Magma, aspetta e vedrai. Come possiamo sdebitarci? Grazie a te siamo salvi. Magari non sarà ricompensa, ma ti prego di gestire questo Pokémon. Cast Form. No, ah, me l'ha mandato direttamente al PC. Ottimo, senza dover depositare. Vai, grande. E vai, grazie. Va benissimo, signora. Allora, direi per questa parte tutto. Non vogliamo... È stata una parte, diciamo, più lunghetta rispetto alle altre, mi sa. Siamo sui 26 minuti. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo trovato anche Cast Form. No, non voglio prelevare, non voglio vedere nessuno. Voglio riposarmi un po'. Spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguirmi su Twitter, di andare su YouTube. Se volete acquistare giochi e abbonamenti, di in sconto. E noi ci vedremo nella prossima parte di Pokémon Smeraldo. Ah, vi ricordo anche che nella descrizione vi lascio un link per poter diventare partner con Viso. Se volete passate, se ritenete che il vostro canale sia idoneo, e inseritemi anche come vostro referral. Noi ci vedremo nella prossima parte di Pokémon Smeraldo, guys. Ciao!